Mamma mia, sono raffreddore, mi sta ammazzando. Se vuoi ti do un rimedio fatto in casa. No, no, grazie. L'ultima volta che ho preso uno dei tuoi rimedi ho visto i tuffi. E dai televisione. Joe! Joe! Che? Dove hai messo il termometro che ti ho prestato ieri? Ah, ma lì si mette! Se il punto non lo deve, si sotto la scena. No. Con la mia malatina. Frena pure la mia quella cosa. È una pezza umida. Ma non è che fai come il gioco di termometro. Tu deliri. Dai. Termometro. Oh. Bene, io vado, amore. Ciao. Dove vai? Come dove vado? Ai corsi. Mi lasci qui tutta sola con la febbre a 40. 40, 37 e 2. Cioè, ero più vero, ti avevo per eccesso. Non ti andare, dai, ti prego. Non ti andare. Dai, se mi dici così... Ciao. Quando tornerai potresti trovarmi fra te e Luigi, rapianto. Di che? Di ipocondrio. Vedi, l'ipocondria è un disturbo che ti fa percepire male il lato dove tu ci sono. Il malato immaginario sono in lista per il trapianto. Cerca di farmi passare sto virus. E perché? State di lato da mezz'ora, sai quanto spendo io per 10 minuti di allucinazione? Ma non vedi come sta male? Che male. In a time and a place of infinite possibilities, she had all the choices, made the wrong one. Fammi male. Vale? Vale! Bellissimo! Gio, la veglia. Marco! Marco, vieni! Ecco! Sta parlando, forse è lucida! Sga! Sga, mi senti? Sga? Se Luke ti farà ancora le corna, che gli farai? Luke può fare quello che vuole. Siamo una coppia aperta. Sta delirando. Ska, cosa pensi di Narco? Narco è bravissima, Narco. Quello che è raffinabile. E cosa pensi di Gio? Sparare sulla Croce Rossa. Lo vedo, mi paragona alla Croce Rossa. Ah, ecco, proprio a te aspettavamo, la tua donzella è partita per Sballolandia. Senza trasporto? Sì. Vabbè, ma lasciatela perdere, che ipocondriaca. Ma è in lista per il trapianto. Dai, Ska, dai, riprenditi, va, sveglia. Ska, Ska. Che strano. Eppure il veterinario mi aveva detto che non sarebbe più successo. Il veterinario? Laureando. Dai, Ska, ti darò il mio ipocondrio. Aspetta, aspetta. Ho io la medicina per svegliare Cenerentola. Veramente la biancaneve. Oh mio Dio!
Chi è che ha pisciato fuori dalla tazza? Sarà passato il virus. Ma perché ridi? Questo è il ballo del papà. No. Che cazzo, no. Non puoi farine dai, bravo, 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 bravo.